Miglior fotografia. Ora, anche sulla fotografia c'è un sacco da dire. In poche parole, la miglior fotografia va al film che ha meglio curato la qualità dell'immagine che viene presentata sullo schermo. La fotografia è un argomento in cui ci si spacca di termini tecnici, varie saturazioni, contrasti, diaframmi. Se quando vedi un film c'è un'inquadratura, proprio un flash che ti fa dire wow, voglio questa foto su un poster, di solito è merito del direttore della fotografia. A volte è del culo di Scarlett Johansson, ma quello è un altro discorso. I candidati a questa categoria per quest'anno sono La La Land, Arrival, Lion, Silence e Moonlight. Io ho amato tantissimo la fotografia di Lion, anche quella di Moonlight. Scorsese ha sempre una bellissima fotografia, sempre molto elegante. La La Land è tutto molto vivace, lavora molto sul colore, è un film di fortissimo impatto visivo. Anche la fotografia di Moonlight è veramente... mi sono rotta la maglia. Chiunque vinca sarei veramente contenta, perché sono tutti film con una fotografia molto studiata, molto appropriata. Perché, per esempio, in La La Land la saturazione è sparata da bestia, perché è molto importante il colore dei vestiti, far vedere bene i locali, i posti dove sono, dove vanno. E quindi una bella fotografia pimpante ci sta, anche perché c'è tutto questo messaggio dietro sulla patinatura di Hollywood, del mondo dello star system, quindi è veramente appropriata. Lion parla di un ragazzo indiano che si perde, viene adottato da una coppia australiana, quindi è una fotografia abbastanza desaturata, i colori non sono molto intensi, perché appunto il tema ricorrente tra questi due paesi, quello che li collega, è la temperatura arida, desertica, quindi il fatto che abbiano deciso di andare sui toni sabbiosi è decisamente appropriato e bellissimo. Tanto va tutto a La La Land quest'anno, come l'anno scorso è andato tutto a Mad Max. Oh, miglior film d'animazione! Adoro questa categoria. I candidati sono Zootropolis, Oceania, Kubo, La mia vita da zucchina e La tartaruga rossa. Molto interessante che sia stato candidato alla mia vita da zucchina perché è un film in stop motion. Io adoro i film in stop motion. Ma tra tutti questi, favoritissimo, bellissimo, ci punto tutto, Zootropolis. Se competono Disney e Pixar, c'è poca gara da fare. Gli altri possono essere un capolavoro del cinema mondiale, ma di solito se c'è un candidato della Disney, vince la Disney. Oceania, Moana, che dir si voglia, è un film molto molto bello, visivamente straordinario, la storia è molto carina, le canzoni anche, però Zootropolis è una delle migliori forme che io abbia visto nella vita per spiegare ai bambini razzismo e sessismo. Cosa c'è? Miglior film straniero. I candidati di quest'anno vengono da Danimarca, Svezia, Australia, Iran e Germania. Mi sono scoperta grande grande fan del cinema iraniano. È molto molto particolare. Fanno un uso del silenzio che apprezzo veramente un sacco. Quindi proprio per mio pezzo di cuore auguro che l'Oscar vada a Il cliente di Asghar Farhadi. Il premio per la miglior sceneggiatura non originale va al film la cui storia è tratta da qualunque altra cosa, un romanzo, un fumetto, una storia vera. I candidati di quest'anno sono Moonlight e Fences, che sono tratti da opere teatrali, Arrival, che è tratto da un romanzo, e Lion e Hidden Figures, che sono tratti da una storia vera. Sono tutte sceneggiature che ho apprezzato molto, in particolare Fences mi ha colpita perché si sente che è tratto da un'opera teatrale, a me il teatro piace da impazzire, Moonlight mi è piaciuta proprio per la sua storia, il personaggio protagonista mi è entrato nel cuore come Lion, e Hidden Figures trovo che sia veramente veramente importante che sia stato fatto, soprattutto dopo tutto il tantrum, non mi ricordo come si dice in italiano, il casino che c'è stato l'anno scorso, visto che non è stata candidata nessuna persona di colore in nessuna categoria. Sarebbe veramente grazioso se vincesse Hidden Figures, anche e soprattutto perché la NASA ha appena fatto una scoperta straordinaria che ancora non riesco a concepire quanto cazzo è fantastico quello che ha scoperto la NASA, che ha annunciato ieri, ma proprio appunto a livello di scrittura, non a livello di storia, a livello proprio di qualità del prodotto scritto, credo che il migliore tra questi sia Fences, che tra tutti questi è quello che mi è piaciuto di meno, però
riconosco la qualità della scrittura di August Wilson. I candidati per la miglior sceneggiatura originale sono La La Land, Manchester by the Sea, Hell or High Water, Lobster e 20th Century Women. Ora, decisamente il più originale tra tutti questi mi sembra The Lobster. 20th Century Women molto coinvolgente, La La Land stupendo, fantastico. Il peggiore di questi è Hell or High Water, veramente lo gli darei fuoco quel film, non lo sopporto. E Manchester by the Sea... Non credo assolutamente che vincerà The Lobster, non credo assolutamente che vincerà 20th Century Women, né Hell or High Water. Dovendo scegliere tra La La Land e Manchester by the Sea, credo che l'Academy sceglierà di premiare Manchester by the Sea, semplicemente perché La La Land è candidato a qualunque cosa, per quanto sia bellissimo, grazie Luce di cambiare ogni 3 secondi, per quanto sia bellissimo a livello di sceneggiatura, di dialoghi, di scene, profondità, riflessione, credo che l'Oscar andrà a Manchester by the Sea. Stiamo arrivando alle categorie che interessano a tutti e che non vanno spiegate, perché è semplicemente ovvio che miglior attrice o miglior attore non protagonista vadano all'attore o all'attrice che non sono i protagonisti del film ma che hanno fatto uno splendido lavoro. Le candidate a questa categoria sono Viola Davis per Barriere, Naomi Harris per Moonlight, Nicole Kidman per Lion, Octavia Spencer per Hidden Figures, me ne manca una, guardo Wikipedia, Michelle Williams per Manchester by the Sea. Ah, quella che credo vincerà, ho dimenticato proprio quella a caso. Nicole Kidman è sempre Nicole Kidman, cascasse il mondo, come Viola Davis, come Octavia Spencer, ormai tutte queste attrici sono una garanzia. Naomi Harris, non credo di averla mai vista in nessun altro film, ma mi è piaciuto molto il suo lavoro. E Michelle Williams è stata veramente, veramente brava. Naturalmente Viola Davis ha un talento straordinario, un'attrice che ormai ha provato molte volte di essere dotata di immenso talento e il suo personaggio è scritto molto meglio di quello di Michelle Williams in Manchester by the Sea, quindi la vedo come un testa a testa tra queste due. Miglior attore non protagonista, non me lo fare dire, è difficile, Mahershala Ali per Moonlight, Jeff Bridges per Hell or High Water, Lucas Hedges for Manchester by the Sea, Dev Patel per Lion e Michael Shannon per Animali Notturni. Ora, Lucas Hedges è nato nel 96 e io mi rifiuto di dare l'Oscar a qualcuno più giovane di me. No, scherzo, lui è stato il mio personaggio preferito di Manchester by the Sea, il ragazzino, l'ho detto che è stato lui la punta di diamante di quel film che fa abbastanza... A me non piace Manchester by the Sea. Okay? Non mi è piaciuto. A Jeff Bridges non gli darei veramente neanche un biscotto per quello che ha fatto in Hell or High Water. Che cazzo, odio anche quel film. Dev Patel è stato fantastico in Lion mi è piaciuto tantissimo. Michael Shannon in Animali Notturni è lo stesso personaggio di Jeff Bridges in Hell or High Water, quindi no. A Lucas Hedges non glielo voglio dare. Mi rifiuto di dire l'Oscar va a un ragazzo di 20 anni. Non perché abbia 20 anni, ma perché è più piccolo di me. Io sono nella mia stanzetta a fare video su YouTube. Hello darkness, my old friend. Voglio fare una scommessa azzardata e dire che lo vincerà quello che non so pronunciare per Moonlight. Mahershala. Non so dove va l'accento in questo nome. Chissà se su Wikipedia ti fanno vedere la... Eh sì! Il suo nome completo è Mahershala Lashbaz. Ci credo che l'ha cambiato, senza offesa, ma sembra la confezione gigante del Tombleron che si chiama Tomblerone, nonna. Miglior attrice protagonista, le candidate sono Meryl Streep per Florence, Natalie Portman per Jackie, Emma Stone per La La Land, Isabella per Elle e Ruth Negga per Loving. È molto raro che venga candidato come miglior attore o miglior attrice una persona non americana, è successo a Roberto Benigni, è successo a Lauren, hanno vinto. Quindi, solo il fatto che abbiano candidato la Aper e il fatto che Elle sia un film coi controcoglioni, mamma mia, il suo personaggio spacca la faccia, lei è stata bravissima, punto sulla Aper. Natalie Portman è stata bravissima, ma lei ne ha già uno, quindi può anche andarsene, la Strip li colleziona come la gente colleziona le bustine di zucchero del bar. E la Negga è stata bravissima, è un personaggio molto molto interessante, molto importante a livello storico. Però non saprei. E Emma Stone la vedo molto bene pure lei. Se non vince la Per, secondo me, perché vince la Stone. Miglior attore protagonista. Sono candidati Casey Affleck per Manchester by the Sea, Viggo Mortensen per Capitan Fantastic, Denzel Washington per Barriere,
Andrew Garfield per Hacksaw Ridge e Ryan Gosling per La La Land. Il Golden Globe l'ha vinto Casey Affleck e questa cosa di solito porta a vincere l'Oscar, ma non glielo voglio dare l'Oscar a Casey Affleck. Non lo voglio dare neanche a Denzel Washington, perché Denzel Washington a me non... L'ho detto, io lo darei veramente ad Andrew Garfield, non solo perché ha fatto una bella performance, ma perché si è dimostrato molto 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 cresciuto rispetto alle sue prime grandi cose. Spider-Man. Credo che l'Oscar andrà a Casey Affleck per lo stesso motivo per cui potrebbe andare a Michelle Williams. Preferirei che andasse ad Andrew Garfield per lo stesso motivo che mi ha resa felice che abbia vinto la Lawrence per il lato positivo. Non mi è piaciuto il lato positivo, non mi è piaciuta la sua performance, ma si è dimostrata un'attrice veramente molto promettente. E lo stesso Andrew Garfield sarebbe molto grazioso se vincesse. Miglior regia. Vi devo spiegare cos'è un regista. Essere regista è il mio sogno, perché il regista è quello che per lavoro vede. Il regista prende il talento di tutte le persone che gli stanno attorno, dall'attore al truccatore, produttore, scenografo, tutti, perché si crea un universo attorno a questa figura prima di poter dare vita al mondo che è il film. Questi sono un po' i miei deliri di onnipotenza, ma il regista non è quello che comanda, come verrebbe da pensare, quello che dice, ah, tu stai lì, tu muovi la videocamera in questo modo, tu portami il caffè. Alcuni registi sì lo sono, ok? È una questione di personalità. Ma il regista non è neanche colui che sa, colui che ha questa immagine nella mente di come sarà il prodotto finale. Il regista ha sicuramente un'immagine di quello che ha intenzione di fare, ma un bravo regista non sta sulla sua linea. Un bravo regista prende da ovunque ci sia qualcosa da prendere. Presente la famosissima questione del motherfucker di Samuel L. Jackson in Pulp Fiction? Quella non era nello script, non era in sceneggiatura. Semplicemente quando ha fatto il provino, Samuel L. Jackson era talmente nervoso che per non balbettare lui ha questo trucco che dice motherfucker, quindi l'ha detto 75 volte a Tarantino, è piaciuto a Tarantino, l'ha messo nella sceneggiatura e adesso è diventata una cosa iconica. I candidati sono Damien Chazelle per La La Land, Mel Gibson per Hacksaw Ridge, Denis Villeneuve per Arrival, Kenneth Lonergan per Manchester by the Sea e Barry Jackson per Moonlight. Va a Damien Chazelle. Mi dispiace, ma poche storie, le l'avrei dato per Whiplash, se lo meritava tantissimo, ma era lo stesso anno di Birdman, quindi non c'era competizione. L'ho già detta questa cosa, vero? Siamo alla categoria che lasciano sempre per ultima, perché è praticamente l'unica che interessa veramente a tutti, ovvero miglior film. E i candidati sono... Mi sento la Jennifer Garner di turno con un bellissimo vestito. Credo di averla pagata 5 euro da Zara questa felpa, che dice The nominees are Arrival, Hell or High Water, Barriere, Hacksaw Ridge, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight e Hidden Figures. Se vincesse Hidden Figures rimedierebbero alla figura di merda dell'anno scorso, ma vincerà La La Land. È un peccato, perché se vincesse Moonlight se lo prenderebbe un film assolutamente meritevole, un film pazzesco, ma La La Land è quello che tutti noi ci aspettiamo da un film hollywoodiano. È spettacolare, fa ridere, fa piangere, la colonna sonora ti rimane in testa in una maniera allucinante, quindi ce l'avranno tutti quelli che hanno votato, ce l'avranno nel cuore, vincerà La La Land. Se vincesse Moonlight sarei molto molto felice. Riprenderei un po' di fiducia nell'Academy. Sono veramente curiosa di sapere quali sono i vostri pronostici. Se riuscite a mandarmeli e ci avete azzeccato, lo scopriremo tra qualche giorno, vi manderò dei biscotti. È un giveaway questo video, ok? Lo scriverò, faccio un po' di clickbait. Come sempre fatevi sentire, mettetemi un mi piacino se vi è piaciuto, seguitemi, stalkeratemi da tutte le parti, iscrivetevi al canale perché vi voglio bene.